oggi stiamo seminando il sorgo da trinciato, la semina su sodo per massimizzare quella che è l'efficienza e per mantenere l'umidità del suolo. E appunto se è una semina dopo un frumento da sfalcio, come potete vedere, diciamo, appena stato raccolto, e appunto adesso procediamo subito alla semina. Semina la varietà è l'845F, un sorgo che viene alto circa 2 metri e fa un'ottima produzione di granelle, quindi anche di ami. Siamo a Pegognaga, azienda Angeli, e appunto di secondo raccolto ha deciso di fare una superficie ampia di sorgo proprio per le caratteristiche che ha la cultura di resistere sicuramente a situazioni difficili a livello di stress idrici, e quindi una cultura molto rustica che ovviamente avrà bisogno di meno cure culturali rispetto per esempio ad un mais da trinciato. Poi appunto l'azienda ha un impianto biogas in cui utilizzerà questo prodotto con successo, come ha fatto negli ultimi anni, aumentando appunto le superfici. Quest'anno si è deciso di optare per la semina su sodo, perché anche questo dà notevoli vantaggi in termini di efficienza, in termini di tempistica, ovviamente di semina, e anche ovviamente con l'obiettivo di avere un'uniformità di emergenza importante. Appunto qua era stato seminato frumento da sfalcio, è stato appena raccolto, e quindi appena sono stati portati via le rotoballe dal campo, oggi si sta intervenendo appunto con la semina. La semina, come vedete alle mie spalle, adesso ve la farò vedere nel dettaglio nel video, è una semina appunto da seminatrice da sodo puro, una John Deere dell'azienda del contoterzismo Picchietti di Quistello, e il trattore che la traina è sempre un John Deere con guida satellitare. E una macchina, ripeto, che nasce appunto per la semina su sodo, e quindi anche in queste condizioni riesce ovviamente a fare quello che è la miglior semina possibile. Ecco, lo stiamo seminando a un quantitativo di 10 kg per ettaro, ad una profondità media di 1,5 cm, 2 cm, ecco. Quindi qui, anche se non dovesse piovere, dovremmo avere un'ottima emergenza lo stesso, ecco. Quindi sicuramente una semina interessante, che dà notevoli vantaggi, ripeto, sia in termini pratici di tempistica dei lavori, sia in termini economici, e su terreni, ripeto, che si prestano, su terreni medio impasto come questi, darà sicuramente anche rese molto simili a, se non uguali, ecco, ad una semina tradizionale, che comporterebbe molte più lavorazioni e molta più difficoltà ad affinare il terreno, soprattutto in questa stagione che ormai è calda, è ormai estate, siamo a fine 20 di maggio, e quindi sarebbe molto più, tutto dovrebbe essere fatto molto più velocemente per non perdere l'umidità.